busking per me era un modo per trovare il mio suono e di trovare una mia grinta, di essere convinto di fare qualcosa mia. Quando ero nella mia stanza e provavo delle cose e poi lo portavo sul palco, non rendeva molto bene. Invece quando ho iniziato a suonare sulla strada, ho cominciato a fare le prove davanti alla gente, quindi al pubblico. Quindi sì, è stata una cosa che mi ha aiutato a tirare fuori l'artista dentro di me senza il grasso, di togliere tutto il grasso. Infatti poi, siccome siamo nel 2014, è molto più facile con l'internet a spargere la voce. Io non ho sparso la mia voce all'inizio, erano tutta altra gente, fan che mi prendevano sulla strada con telefonini e lo mettevano su YouTube. Quindi usando questo potere della gente ho provato a fare questa cosa con Pledge Music e alla fine è andato molto bene. Ho avuto 2500 plus fan che hanno comprato un album che non esisteva neanche. Quindi sì, ci credo molto in questa cosa. Ogni cosa esiste per le sue ragioni. Cioè, quando, secondo me, il mondo è bilanciato, anche se non sembra bilanciato, il mondo è bilanciato. Cioè, l'indipendenza è molto potente per fare cose nuove. Poi quando le cose funzionano e vogliamo magari dare il messaggio a più gente, ci vuole un po' il commercialismo. Io non sono molto bravo a quella cosa lì e non sono agganciato a queste etichette comunque, però se avrei la possibilità di rimanere come sono e dare il mio messaggio e la mia musica a più gente attraverso una compagnia, non direi di no. A parte se mi chiedono di cambiare il mio stile e di quello che parlo. So I will appreciate the future of a day where the clouds of an open scream. And I said now, ain't gonna spend my time wondering why I never made it, no. Oh, I never made it, I never made it. L'indipendenza era molto, non era una cosa che ho detto voglio fare questa cosa, era più che dovevo fare la mia musica, volevo venderlo e queste compagnie non mi cacavano. Quindi ho deciso di farlo da me e alla fine ora ci ho riuscito a trovare un fan base vero e proprio che mi sta dietro. Quindi per me è molto importante. Però se te sei un artista e vuoi emergere fuori e fare vedere la tua cosa, la prima cosa che tanta gente mettono blocchi di fronte a loro. Quindi, e quando parlo con la gente gli dico, oh, ma te dovresti andare in strada perché è la miglior cosa, perché già non sei abbastanza convinto di quello che stai facendo. Quindi se vai in strada e fai questa cosa, e loro, ma no, io questa cosa per la strada non andrebbe perché la gente magari non vi piace. Ho detto, questo è un blocco tuo, lo devi lasciare. Devi avere, non puoi essere sicuro di te finché vai in strada. La mia mamma e il mio padre, per me è stata un'ispirazione per me. Loro andavano in strada a vendere la bigiotteria che lo faceva la mia mamma. Erano hippie, poi sono diventati punk, però vendevano questa bigiotteria punk hippie così sulla strada. E da lì poi hanno comprato un negozio, da lì hanno poi esportavano roba in tutta l'Australia e quindi hanno cresciuto dalla strada questa cosa. Quindi per me era già una cosa che sapevo che era possibile, era fattibile come cosa. Non è che la fortuna mi ha trovato me, io sono andato a cercare la fortuna. Io ho avuto tantissimi momenti bassi, 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 proprio che sono molto spaventosi anche. Però quelle cose ti aiuta a crescere e diventi molto più potente.
Where's my fish and forget about decisions. Help us is in that party that I'm give or take on a vibe. Soon they will be singing this. Time and this, I need to lose my inhibitions. No, io guarda, non sono mai fermo con la musica, io sono creativo, non riesco neanche a spegnere la mia creatività. Poi sto anche scrivendo un fumetto anche, e anche tante altre cose, sono sempre a scrivere le storie, queste cose, in più le melodie. Adesso quando sono sul palco mi sento come un leone, un guerriero. Grazie Sherwood Festival, this is Dub FX 2014. I'll see you next year. Peace.